tecnici perché noi stiamo andando a prima volta. Allora, buongiorno a tutti, io sono Roberto Alimetti, faccio parte del pilota di Vittorio Italiani, sono uno degli artefici della costruzione della capsula Apollo 11, della costruzione di Apollo 6, e oggi sto a commemorare invece la capsula reale che 50 anni fa è andata sulla Luna, ha portato i tre uomini Aldrin, Armstrong e Collins sulla Luna. Oggi avverrà un lancio ai confini dello spazio con un pallone sonda. Il pallone sonda è un pallone che si chiama da 1600 grammi, contiene 8370 litri di elio. Questo pallone avrà una spinta di 7 kg e porterà a una quota tra i 35 e i 40 km d'altezza la capsula, ricordo la capsula Apollo 11, che ha un peso di 4 kg. Particolarità di questa missione, non ci accontentavamo di fare una capsula, un tronco di cono che poteva assomigliare all'Apollo 11, ma la riproduzione esatta di quella che ha volato nel 1969. Quindi, con i tre uomini a bordo, perfettamente ricostruiti in modo tale che il Google ha fatto il riconoscimento facciale degli astronauti e ha riconosciuto gli astronauti. L'interno ha un cockpit completamente funzionante e scusate un attimo perché... E niente, comunque abbiamo queste tre riproduzioni di astronauti a bordo e abbiamo anche un esperimento scientifico per noi molto importante, due anni che ci lavoriamo, cercheremo di portare quindi vicino ai confini dello spazio un esperimento che cercherà di abbattere quelle che sono le radiazioni cosmiche. Le radiazioni cosmiche non sono nient'altro che le radiazioni X, quelli dei raggi X che facciamo quando andiamo nei centri diciamo, a fare degli esami, eccetera, gamma e beta che arrivano dallo spazio profondo, sono i residui del quando è stato creato il sistema solare. Quindi noi abbiamo una apparecchiatura che andrà a prendere ad avanti. Questo è lo scopo. In questo momento stiamo caricando appunto il pallone, adesso stiamo andando circa 8 metalite di elio, probabilmente dovremo utilizzare ancora un'altra bomba, dopodiché verrà aspirato un inflatore, verrà calcolata la spinta, quando raggiungeremo 7 kg di spinta il pallone è pronto a essere lanciato. A questo punto passeremo alla capsula, la capsula praticamente verrà preparata per il lancio elettronicamente, quindi passerà alle